bentornati a un'altra sfida vincente. Ringrazio molto il nostro pubblico che come sempre numeroso ci segue da casa e il nostro pubblico in studio che ci dà sempre una mano a fare le domande ai nostri ospiti pregiatissimi. Questa sera qui con noi abbiamo una startup molto innovativa ma soprattutto una startup femminile. Lei si chiama Elena Bellacicca, arriva dalla Spezia, quindi Liguria, vive a Milano e si è inventata qualche tempo fa Find My Lost. Tecnicamente trova quello che hai perso, quindi sicuramente ognuno di voi nella propria vita avrà perso o trovato qualcosa. Elena ci racconterà come poterlo fare. Ciao Elena. Buonasera Alessia, buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Come nasce l'idea? Beh, allora, l'idea è nata circa un anno fa. Vi sarà capitato, immagino, più volte di camminare per strada e magari intravedere un paio di occhiali, un pazzo di chiavi, un guanto, no? Spesso succede di trovare questi oggetti e avere la volontà di volerli restituire al legittimo proprietario, ma non si conosce spesso chi è questa persona. Certo. Un anno fa quindi ho pensato, se ci fosse uno strumento che ci aiuta a identificare il legittimo proprietario di un oggetto e ci permettesse di restituirglielo. Ho ideato così questa piattaforma, questa web app che si chiama Find My Lost, ora al link www.findmylost.it, che permette appunto di mettere in contatto chi perde un oggetto con chi lo ritrova. Utilissimo. Esatto. La piattaforma è molto semplice da utilizzare, basta registrarsi alla piattaforma anche tramite i principali social. Se si è trovato un oggetto bisogna fare una foto tramite smartphone o tablet, scrivere dove appunto è stato ritrovato l'oggetto, la data, scegliere una categoria, la sottocategoria e fare una breve descrizione dell'oggetto. Chi cercherà l'oggetto seguirà il medesimo iter, ossia si registra la piattaforma, cerca l'oggetto per parole chiavi e se l'oggetto è stato effettivamente ritrovato potrà venire in contatto con il legittimo proprietario e restituirglielo. Molto molto interessante, ma soprattutto Elena molto molto utile, no? Perché sicuramente, come dicevo all'inizio della puntata, a tutti sarà successo nella vita almeno una volta di perdere qualcosa, di trovare qualcosa di qualcun altro. Senti Elena, come hai finanziato la tua idea? Beh, allora, io ho finanziato inizialmente con il mio capitale questo progetto. Vengo da circa 7-8 anni di esperienza lavorativa in finanza. Questo mi ha permesso di fare sì che un periodo di tempo di lavoro di accumulare appunto delle risorse finanziarie che potessero poi essere investite in questo progetto imprenditoriale. Quindi hai investito del tuo. Esatto. Non è così scontato e soprattutto non è così comune, quindi complimenti. Esatto, grazie. Ho anche partecipato a un concorso che mi ha permesso di ricevere un grant, quindi un premio in denaro che mi è stato dato da Accenture e questo non nego che mi ha aiutato appunto a iniziare il progetto e quindi fare i primi investimenti per lo sviluppo della piattaforma. Senti, il lancio della piattaforma è stato complicato, è stato difficile? Allora, il lancio, noi abbiamo iniziato a maggio, abbiamo lanciato la versione beta della piattaforma durante Expo, dove abbiamo fatto un primo test. In Expo sono stati persi circa 10.000 oggetti e ne abbiamo restituiti... 10.000 oggetti? Esatto, di cui ne abbiamo restituiti circa un 30%. Beh, abbiamo una buona percentuale. Esatto, e abbiamo fatto quindi un test pilota su questo evento e ora in questo mese lanceremo la versione finale della piattaforma e tra un mese rilasceremo anche le app iOS e Android. Quindi siamo ancora agli inizi, abbiamo però ricevuto già un feedback positivo dal mercato proprio perché con Expo abbiamo fatto questo primo test e di conseguenza anche il Comune di Milano ci ha dato in gestione circa 37.000 oggetti che vengono appunto al momento gestiti tramite la piattaforma. In questi ultimi mesi appunto abbiamo iniziato anche un'attività commerciale partendo dall'Italia, quindi dalle principali città italiane. Quindi dalla nostra amatissima Italia. Esatto, in particolare da Milano dove abbiamo stretto un accordo con un car sharing che si chiama Share & Go e ora gestiamo anche gli oggetti che vengono ritrovati nelle macchine in car sharing e appunto tramite la piattaforma questi oggetti potranno essere restituiti ai legittimi proprietari. Senti, pensi che la tua idea possa avere un futuro?
Allora, ovviamente sì, il mio percorso, diciamo, lavorativo, come dicevo prima, viene dalla finanza, nonostante appunto il lavoro che facessi prima era molto interessante e coinvolgente, dentro di me c'è sempre stata un po' la volontà di iniziare un progetto imprenditoriale. Quindi quando ho avuto quest'idea, in cui credo molto, ho pensato ovviamente nel momento in cui ho fatto uno studio del mercato, ho pensato a quale potesse essere ovviamente il futuro e l'applicabilità del progetto. E abbiamo fatto una valutazione da cui ne è scaturita un'alta scalabilità del progetto stesso, sia certo, a livello nazionale che a livello, diciamo, mondiale. Di fatto infatti la piattaforma oggi è sia in italiano che in inglese, ma è predisposta per essere anche tradotta in altre lingue, e di fatto quando si carica un oggetto può essere caricato in qualsiasi parte del mondo, per cui certo, è già un progetto che può essere utilizzato a livello mondiale. Assolutamente. Prospettive per il futuro? Allora, al momento sicuramente le nostre prospettive sono quelle di crescere a livello nazionale, a livello di capillarità. Find My Lost non è solo una piattaforma che mette in diretto contatto i singoli utenti, ma anche un servizio business, come dicevo, quindi per tutte quelle realtà dove vengono persi tanti oggetti, come possono essere aeroporti, stazioni, certo, comuni, eventi, teatri. Per cui il nostro obiettivo è quello sicuramente... È quasi una startup sociale questa, no? Assolutamente. Perché poi, veramente ha un'utilità pratica per tutti. Ha sicuramente un taglio sociale e anche di sharing economy, infatti siamo stati, diciamo, selezionati dal Comune di Milano come uno dei player della sharing economy italiana, a livello milanese. Il nostro obiettivo è quello ovviamente di crescere, come dicevo, a livello nazionale. Per fare questo sicuramente avremo bisogno di investimenti, quindi quello che stiamo cercando al momento è un investitore che ci permetta di crescere a livello nazionale in modo capillare e poi anche incominciare il processo di internazionalizzazione. Bene. Insomma, sicuramente magari ci sarà qualcuno nel nostro bellissimo Piemonte o anche a livello nazionale, perché noi siamo chiaramente in diretta in tutta la regione Piemonte, però anche in diretta streaming, per cui ci possono seguire un po' come fai tu, no? Dove si possono trovare gli oggetti in tutto il mondo. Anche la nostra sfida vincente è seguita veramente da tutte le parti del mondo, quindi ci auguriamo che magari qualche investitore possa ascoltare questa sera la nostra puntata e magari poi, chi lo sa, no, contattarti, perché insomma le vie del Signore sono infinite. Torniamo però un secondo a quello che diceva Thomas Edison. Thomas Edison diceva: non ho fallito, ho solamente scoperto 10.000 strade che non funzionano. Hai avuto dei fallimenti prima di lanciare la tua startup? Beh, questo è il mio primo progetto imprenditoriale, per cui sotto questo aspetto non ho ancora avuto altri, cioè non ho avuto altri fallimenti. Spero che questo in futuro non possa essere ritenuto un fallimento, ma anche se in caso lo fosse in futuro, come succede durante le classi degli MBA, durante la classe di entrepreneurship, la prima domanda che il professore in genere pone ai propri alunni è proprio quella: quanti fallimenti hai avuto? E diciamo, se non hai avuto un fallimento prima di oggi, non sei credibile. Perché? Perché assolutamente il fallimento è qualcosa che aiuta a crescere. Certo, aiuta magari a migliorarsi, insomma, a capire dove è stato lo sbaglio, insomma, dove si può migliorare in qualche modo, quindi poi uno va, si punta lì, si focalizza in quel punto e magari riesce a colmare dei gap, no? Che sono quelli che dovevano essere migliorati. Esatto. Ovviamente quando un imprenditore intraprende una strada, ovviamente non pensa al fallimento, pensa sicuramente al successo. Durante la strada, sicuramente, che può essere tortuosa, troverà degli ostacoli, però diciamo, l'importanza è essere comunque molto determinati, avere ben chiari i propri obiettivi e quindi cercare di raggiungere il risultato in ogni modo, ecco. Devo dire che questo è un po' un fil rouge comune di tutte le start-up, perché tutte, devo dire che insomma, siete molto ben determinati, sapete esattamente qual è la vostra roadmap e dove volete, insomma, da dove siete partiti e dove volete arrivare. Questo sicuramente è molto importante, perché innanzitutto crederci, no? Noi lo diciamo sempre, crederci è la base un po' di tutto, però sapere anche dove ci si vuole andare, insomma, non è così scontato. Io lascerei la parola al nostro Andrea, che ti voleva fare una domanda. Grazie Alessia, intanto grazie da parte di tutti gli smemorati che hanno lasciato centinaia di euro sulle panchine e sui tavolini. Ma ricollegandomi a ciò che stavate dicendo, la vita dice rinuncia e gli amici ti avranno presentato le difficoltà a cui andavi incontro, però resta sempre la speranza che ti dice di andare avanti e di non mollare, dico bene?
Esatto, non nego che quando ho deciso di lasciare il mondo della finanza e della comunicazione finanziaria, più persone mi hanno detto: ma sei sicura di quello che stai facendo? Stai lasciando il certo per l'incerto? Sei cosciente del fatto che oltre il 90% delle start-up non hanno poi un reale successo e spesso vanno in liquidazione? E ho detto sì, ne sono cosciente, credo però fermamente nella mia idea, ho un'età che mi permette di farlo, ho appunto le risorse finanziarie per poter provare a fare questo progetto. Il momento migliore assoluto nella vita, penso, di una persona è quando raggiunge una certa consapevolezza sia personale che professionale. Questo per me è il momento opportuno per provare, quindi mi sono detta o adesso o mai più, e quindi, visto che è meglio diciamo non avere rimpianti e provare assolutamente, esatto. Se ha vocazione quella imprenditoriale, provare sicuramente a mettere in atto quello che sono le proprie idee e vedere se si riesce ad avere un successo, ho detto va bene, mi prendo questo rischio e provo assolutamente a portare a termine il mio progetto. Hai convinto anche me. Determinazione e ispirazione. Grazie. Ci hai convinti un po' tutti, devo dire, Elena. Senti, ma tu ti consideri più un inventore o un imprenditore? Allora, Find My Loss è assolutamente first mover, quindi questo cosa vuol dire? Non esiste una piattaforma sul mercato al mondo che permetta questo, cioè permetta di mettere in diretto contatto chi perde un oggetto con chi lo ritrova, per cui può essere sicuramente ritenuta una invenzione. Ovviamente è un progetto anche imprenditoriale, quindi ha i suoi rischi, mi ritengo ovviamente un'imprenditrice, ho investito del capitale di rischio e provo assolutamente a colmare un bisogno sociale che al momento esiste, quindi mi ritengo sia un inventore che un imprenditore. Ti piace il tuo lavoro? Domanda retorica, chiaramente. Ovviamente sì, devo dire che avere un proprio progetto personale è molto coinvolgente, le ore passano molto velocemente, si può lavorare weekend interi, nottate intere, senza assolutamente avere alcun peso della propria attività, anzi è sicuramente come un loop, cioè spesso non si riesce a finire, ecco, si continua a pensare anche di notte, si continua a essere coinvolti totalmente nell'idea, nel progetto. Spesso le persone mi dicono: ma usciamo per un caffè o dobbiamo parlare sempre di lavoro? Però per me praticamente parlare di Find My Lost è un piacere, per cui non mi risulta pesante, ecco. Assolutamente sì. Ti lascio un attimo, Elena, andiamo un attimo in pubblicità, rimanete con noi, torniamo subito. Cari amici, bentornati a Sfida Vincente. Questa sera qui con noi una startup molto innovativa, femminile. Lei è Elena Bellacicca ed è qua con la sua Find My Lost. Tecnicamente trova quello che hai perso. Ciao Elena. Buonasera Alessia, buonasera a tutti. Bentornata. Stavamo parlando prima appunto del fatto se ti piace il lavoro che fai, ho dato per scontato che la tua risposta fosse sì, e tu chiaramente con spirito molto di sfida vincente ci hai detto sì, chiaramente mi piace, ma ti volevo chiedere questo: quante ore al giorno lavori? Beh, dire quante ore è un po' difficile da quantificare, perché come dicevo prima è un lavoro perenne, nel senso c'è una parte, diciamo, operativa in cui effettivamente una persona è al computer, manda email, fa incontri, e poi c'è tutta una parte che invece è un continuo pensare a quello che si sta facendo, alla direzione in cui ci si sta avviando, e quindi diciamo che lavoro praticamente 24 ore al giorno, a parte, insomma, la parte del notturna in cui comunque a volte potrei anche sognarmi di Find My Lost. Per cui
cui è sicuramente un'attività totalizzante, però molto, diciamo, coinvolgente. Beh, si vede insomma che questo tipo di attività, questa startup, ti dà molta soddisfazione, perché sicuramente, come lo comunichi a me, al nostro pubblico in studio, anche a tutti i nostri telespettatori, insomma, ti vediamo molto, con molta tenacia e molto convinta di, insomma, in quello che fai. Il filosofo Eraclito diceva: senza la speranza è impossibile trovare l'insperato. Sicuramente molti dei nostri telespettatori nella loro vita avranno perso qualcosa, come anche la sottoscritta, e avranno sperato di ritrovarla. Che consigli vorresti dare a loro? Beh, allora, se si è trovato qualcosa, consiglierei innanzitutto di pubblicarlo sulla piattaforma e cercare di restituirlo al legittimo proprietario. Se si è perso qualcosa, ovviamente lo stesso, di cercarlo sulla piattaforma. È una piattaforma ovviamente molto utile, facile da utilizzare. Al momento appunto ci sono parecchie persone che hanno pubblicato oggetti, abbiamo avuto diversi match, e sicuramente, nel senso, la soddisfazione delle persone che hanno trovato oggetti al momento e li hanno appunto riottenuti è impagabile, perché spesso... Certo. Perdere un oggetto vuol dire non solo avere una perdita economica o affettiva, ma anche avere uno stop della propria attività lavorativa o del proprio network. Per cui quello che dico è: utilizzate la piattaforma, aiutateci a crescere, in modo che appunto perdere un oggetto in futuro non sia più un problema. Assolutamente, altrimenti c'è Elena, no? Quindi, senti Elena, la tua famiglia ti ha supportato in questa tua idea? Beh, sicuramente sì, mi ha supportato nella mia, diciamo, carriera professionale sicuramente, quindi finanziandomi gli studi all'università, permettendomi assolutamente di crescere nella parte professionale, diciamo, nel mio percorso professionale iniziale. Ha supportato sicuramente il fatto che io abbia preso questa decisione di intraprendere un percorso imprenditoriale. Non mi ha, diciamo, supportato a livello di finanziario, nel senso che ho preferito io investire quello che era il mio capitale per una mia responsabilità personale, ma sicuramente essere stata comunque finanziata all'università, aver avuto comunque aiuto nella prima parte del mio percorso professionale da parte loro mi ha permesso di essere dove sono oggi. E di quante persone è composto il vostro team? Allora, al momento è composto da la sottoscritta, che appunto sono CEO e founder, abbiamo un'altra persona che si occupa degli aspetti legali della società, un CTO, che appunto sta per Chief Technology Officer, che gestisce appunto lo sviluppo tecnologico della piattaforma, e sotto di lui ci sono al momento tre programmatori che si occupano della parte di back-end, di front-end, e ora stanno sviluppando le app iOS e Android. Inoltre, infine, c'è una persona che si occupa degli aspetti grafici, che sta appunto ridisegnando la piattaforma e disegnando le app. Avete tutti più o meno la stessa età? Siamo allora tutti intorno ai 30 anni, 30-35 anni, sì, e il CTO ha qualche anno in più, perché comunque era importante avere una persona che avesse molta esperienza alle spalle in ambito software e IT. Un senior, quindi, diciamo. Lui è un profilo senior. Certo. Davide. Ciao, io volevo porti questa domanda: è più triste perdere i propri beni o perdere la speranza? Questa è una bella domanda. Allora, sicuramente è più triste perdere la speranza. Come dicevo prima, perdere i propri beni spesso può essere un problema nella propria quotidianità e nei propri aspetti professionali. Perdere la speranza è spesso un livello un po' più alto, nel senso che, perdendo la speranza, purtroppo si potrebbe non più raggiungere i propri obiettivi. Ecco. È importante comunque non fermarsi davanti agli ostacoli, certo. Se si è convinti di un'idea, andare avanti, e sicuramente, come dicono sempre nella Silicon Valley, questa famosissima Silicon l'execution, Valley, l'execution, e quindi come uno porta avanti un progetto al di là dell'idea, è fondamentale. Spesso non è solamente l'idea a essere importante, ma è importante anche come quest'idea viene poi sviluppata. Sappiamo che sei stata in Expo e che, tra l'altro, in Expo, insomma, se ci vuoi raccontare un po' questa bellissima esperienza, hai anche vinto un premio, no? Esatto. Sì, allora, ho partecipato al concorso Women for Expo, un concorso a livello nazionale dove hanno partecipato circa 100 progetti, tutti proposti da donne.
E una sfida femminile, quindi. Una sfida femminile dove ho vinto il premio Vivaio, ossia il premio dedicato alle donne sotto i 35 anni. Il progetto veniva valutato secondo alcuni aspetti che erano la sostenibilità economica, l'empowerment, l'innovazione e l'attinenza Expo, per cui sono stata, diciamo, valutata positivamente da una giuria di persone provenienti dal mondo della finanza e dalla consulenza, e mi è stato dato questo premio che mi è stato conferito da Accenture. Vincere questo premio mi ha permesso sicuramente di venire in contatto con Expo e quindi stringere la prima collaborazione e quindi di conseguenza avere una certa copertura mediatica e un certo interesse da parte del mercato in generale. Perché credi che, insomma, la scelta sia caduta proprio su Find My Lost? Perché è un problema di tutti, che spesso appunto è irrisolto, un bisogno sociale. Find My Lost quindi è una piattaforma con un taglio sociale e di sharing economy, che sono due temi che oggi sono molto battuti. Era utile sicuramente nell'ambito Expo, dove sono stati persi circa 10.000 oggetti e sono stati restituiti circa il 30%, per cui è stato ritenuto un progetto applicabile a questo tipo di evento. Elena, hai mai perso qualcosa tu? Tutti perdono qualcosa, chiaramente, no? Io sono una persona abbastanza attenta, tuttavia ovviamente sì, si perdono spesso oggetti di vario tipo. Spero appunto in futuro che perdere un oggetto non sia più un problema e che Find My Lost possa essere la soluzione. Assolutamente sì. Senti, come te la cavi con la concorrenza? Come dicevo prima, siamo first mover, quindi non abbiamo un concorrente importante al momento né in Italia né a livello mondiale. Quindi diciamo stiamo cercando di penetrare il mercato velocemente in modo da rimanere market leader e speriamo appunto di riuscire a avere clienti che, insomma, stiamo cercando di contattare in breve tempo in modo da non frammentare il mercato e quindi da essere l'unico punto di riferimento nel mondo del Lost and Found sia in Italia che a livello mondiale. Tra l'altro sicuramente la tua startup avrà un successo non solamente nazionale ma anche a livello internazionale. So che sei spesso all'estero, no? Perché poi io e Elena ci siamo sentite nelle scorse settimane, quindi una volta mi ha detto guarda sono a Londra, la volta dopo insomma da un'altra parte, quindi viaggi parecchio. Sì, viaggio parecchio perché sto cercando di capire anche il mercato oltre l'Italia, in particolare il nostro primo target sarà l'Inghilterra. Dove... Questa scelta è casuale oppure no? Beh, è un mercato molto flessibile sia dal punto di vista degli investitori sia come mercato proprio potenziale di clienti, essendo comunque una realtà molto dinamica, internazionale, dove un sistema come Find My Lost, secondo le nostre ricerche, potrebbe avere sicuramente un ottimo successo. Questa è una cosa molto bella e molto interessante, anche perché Find My Lost comunque nasce in Italia. Noi qui a Sfida Vincente assolutamente invitiamo imprenditori affermati e startup innovative di successo che vogliono sviluppare la loro attività in Italia per poi chiaramente superare i confini italiani, però partire dal nostro bel paese onde evitare di regalare i nostri cervelli, che come noi diciamo sempre funzionano molto bene, gratuitamente tra virgolette agli altri paesi, no? Quindi benvenga lo sviluppo italiano e poi sì, voglio dire, si va all'estero per moltiplicare il successo, diciamo, che si è avuto in Italia rimanendo chiaramente in Italia, perché poi sappiamo che anche tu sei molto legata al nostro bel paese. Io con questo concludo, cari amici, ringrazio molto Elena per essere stata con noi, mi auguro che, insomma, cosa che diciamo sempre, tornerai a trovarci magari nei prossimi mesi per raccontarci un po' l'evoluzione di questa bellissima Find My Lost, quindi grazie Elena. Grazie a voi, grazie Alessia. Grazie al nostro pubblico in studio e come sempre chiudiamo con la nostra pillola di creatività che dice: chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Grazie cari amici, ci vediamo la prossima settimana sempre alla stessa ora, sempre con un'altra sfida vincente.